Homo. Marco, per dimenticare il passo falso di domenica scorsa a Bologna c'è solo una via, quella di ritrovare subito la vittoria. Domenica alle 18 arriverà al Palacarnera la Staff Mantova, una formazione che ha conquistato un successo nelle ultime 3 giornate. Sicuramente sarà una partita tosta, non starei a guardare molto i nostri avversari, guardiamo noi stessi, perché diciamo che abbiamo fatto una pessima figura a Bologna, dopo una buona settimana di allenamenti con un'alta intensità. Il problema è che non siamo stati bravi a farlo durante la partita, e quindi in questi giorni stiamo lavorando anche su questa cosa, e dobbiamo avere la capacità di aiutarsi l'uno con l'altro, di avere fiducia l'uno con l'altro, perché siamo tutti degli ottimi giocatori se stiamo assieme, se giochiamo assieme. Diventiamo dei giocatori mediocri se giochiamo ognuno per i fatti suoi, ognuno pensa a se stesso, e quindi dobbiamo essere bravi ad aiutarci uno con l'altro, sia in difesa e sia in attacco. Che mood si respira in questo momento all'interno dello spogliatoio? Il mood è un mood arrabbiato, il mood, direi con le facce giuste, le facce che bisogna avere dopo una brutta sconfitta come quella che c'è stata a Bologna. E ci stiamo impegnando, ma come abbiamo sempre fatto, adesso bisogna solo e soltanto trasferirlo nella partita della domenica. Tanta delusione, amarezza da parte dei tifosi, molti vi avevano seguito domenica al Paladozza, adesso li ritroverete domani al Palacarnera per la sfida contro la Staff Mantova. Il vostro primo pensiero deve essere rivolto a loro. Sicuramente i nostri tifosi sono una parte molto importante. E dobbiamo essere bravi noi a trascinarli. Noi dobbiamo pensare a quello che succederà in campo, non pensiamo in questo momento a quello che è l'esterno, perché l'esterno sicuramente non ci darà una mano in questo momento, perché abbiamo fatto una pessima prestazione. E dobbiamo aiutarci l'uno con l'altro, dobbiamo avere le facce giuste, dobbiamo guardarci l'uno con l'altro se abbiamo un momento di difficoltà, saper supportare il nostro compagno di squadra e seguire tutto ciò che ci dice il nostro allenatore. Put a little dirt on them.